Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ben ritrovati, qualche minuto di ritardo, ma ci siamo. Oggi direttamente si occupa di agricoltura, l'interrogativo è sviluppo possibile. Spesso diciamo, è ricorrente, che l'agricoltura traina o dovrebbe trainare lo sviluppo di questa regione. È davvero così? Le aziende agricole sono quelle che investono di più, producono di più in questa terra, e le istituzioni, la regione, dà loro supporto o no? I bandi previsti sono partecipati e le risorse, ad esempio del PSR, sono state impegnate oppure no? Tante domande, ma anche tante risposte in questo appuntamento. Grazie per aver accettato il nostro invito all'onorevole Mauro Dacri, lui consigliere regionale e consigliere delegato per l'agricoltura nella regione Calabria. Dobbiamo dire che oggi siamo stati, è una giornata bella per l'agricoltura, perché c'è una buona notizia, riguarda il pacchetto biologico. Sono stati erogati, pensate, 17 milioni di euro per le 4.000 domande arrivate in regione, però Mauro Dacri, erano domande relative al 2017, quindi i soldi erogati nel 2018 registriamo dei ritardi. Adesso lei ci spiega intanto perché questi ritardi, e poi ancora il pacchetto biologico, di che cosa si occupa e come questi milioni di euro, la cifra è importante, riusciranno a dare valore aggiunto alle imprese destinatarie, ma anche alla nostra regione. Ricordo ai nostri telespettatori che i nostri telefoni sono aperti, qualora volete fare delle domande direttamente all'onorevole Dacri, insomma sarà lui a rispondere. Allora, cominciamo con questa buona notizia, ma anche con qualche nodo da sciogliere. Sì, finalmente abbiamo pagato il biologico, sono 17 milioni di euro che sono arrivati. La domanda sono scaduti l'anno scorso a giugno, il 15 giugno, c'è tutta una fase di controllo, poi saremo nelle condizioni di poter pagare da gennaio ad oggi. Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, io non mi stanco mai di ripetere che dopo il lavoro che fa la Regione Calabria, noi controlliamo le domande, vediamo chi ha diritto, chi no, facciamo gli elenchi, poi l'ultimo controllo viene fatto dal sistema informatico nazionale. Quindi noi mandiamo questi elenchi, loro elaborano i vari algoritmi e tirano fuori le domande che a un ulteriore controllo che possono essere pagate. E qui sono da 3 anni che stiamo combattendo con questo sistema informatico nazionale, pure perché chi aveva la concessione, la gestione di questo sistema informatico nazionale è scaduto oltre 1 anno e mezzo fa. Hanno fatto la nuova gara di affidamento, quindi affidarlo. Tengo a precisare, questo sistema informatico nazionale passano tutte le 20 regioni italiane nei pagamenti. Hanno fatto la nuova gara, finalmente si è chiusa questa gara. Prima dal 30 di giugno non verranno mai affidate alle nuove cordate che hanno aggiudicato la gara. Quindi questo cosa sta portando? Sta portando dei ritardi. Mettiamo conto che siamo passati pure da una vecchia programmazione, si è chiusa in questo periodo, quella del 2007-2013, che ancora non è chiusa, abbiamo degli strascici che si stanno chiudendo, a una nuova programmazione, quindi sono cambiate delle regole, dei modi di controllo. Quindi chi doveva investire in questo sistema informatico nazionale, perché quando uno sente un sistema informatico nazionale, oggi siamo all'era dell'informatica, dovrebbe accorciare i tempi di pagamento. Qui paradossalmente
stiamo allungando i tempi. Quindi il tallone d'Achille è il sistema informatico nazionale? In questo momento, sì, il sistema informatico nazionale. In questo momento storico, lei ha detto all'inizio, l'agricoltura è volano di sviluppo della nostra regione. Cosa sta facendo la regione? Ma è vero, è il primo settore l'agricoltura in Calabria. Se noi togliamo l'agricoltura e tutto quello che gira intorno all'indotto all'agricoltura è l'agroalimentare. Noi non abbiamo industrie, abbiamo le industrie dell'agroalimentare. Certo, tra l'altro noi registriamo anche un ritorno alla terra. Molti giovani decidono di restare in Calabria, di sperimentare e di scommettere sulla terra per recuperare non solo tradizioni antiche e anche prodotti importanti e sani, ma anche per creare futuro occupazionale. Però diamo anche delle informazioni pratiche per chi ci ascolta. Dicevamo pacchetto biologico, 17 milioni di euro erogati proprio oggi. Quando arriveranno sui conti correnti delle aziende? Cinque giorni lavorativi da oggi arrivano, perché nel momento in cui noi facciamo il pagamento, per normativa 5 giorni lavorativi ce l'hanno sui conto corrente, quindi gli agricoltori possono fare i conti. C'è ancora un qualcosa di sospeso per l'annualità 2006, che sono altri 9 milioni di euro, che dovremmo pagarle pure nella prossima settimana. Quindi avremmo finalmente messo a posto questa partita sul biologico, perché sono oltre le 5.000 domande che vengono fatte sul nostro territorio calabrese. Poi il biologico come regione ci abbiamo puntato, perché noi siamo una delle prime regioni in Italia nelle produzioni biologiche, quindi abbiamo voluto investire sul piano di sviluppo rurale. Noi abbiamo messo a disposizione di questo settore in questi anni di programmazione 2014-2020 oltre 240 milioni di euro, per dire quando noi ci stiamo lavorando su questa parte. Queste sono le cifre. Si tratta per lo più di aziende, di nuove aziende o di aziende, allora, che hanno cambiato e si sono adeguati alla domanda di mercato? Abbiamo due tipi di tipologie. Queste sono aziende che sono nate nel 2006, che hanno fatto la domanda nel 2006, che hanno continuato, che aziende che sono nuove e che sono circa 5.000. Poi ci sta un altro pacchetto di aziende che sono a trascinamento della vecchia programmazione, che hanno continuato a cavallo tra una nuova e vecchia programmazione, che sono altre oltre 3.000 aziende, quindi è un numero importante di aziende che arrivano questi soldi. Molti dicono, ma sono degli aiuti. No, non sono degli aiuti. Sono delle compensazioni al reddito. L'agricoltore doveva guadagnare X sul suo fondo, facendo quindi un lavoro in biologico, c'è una perdita, una resa, quindi sul raccolto, e quella gli viene compensata, quindi è una cosa che gli viene compensata ed è di diritto. E poi fatemela da tutte, non voglio difendere la categoria, ma penso che gli agricoltori svolgono un ruolo importante sul nostro territorio, sono salvaguardia del nostro territorio. Se gli agricoltori non coltivavano tutte queste nostre colline, le pianure, forse verrebbero giù, quindi vanno veramente quel bene comune. Certo, quindi c'è questa boccata d'ossigeno per la filiera del biologico, però l'altra domanda è: oggi in Calabria si può vivere solo di agricoltura? Ma ci stanno molte aziende che vivono di agricoltura in Calabria. Se lei pensa che le richieste di domanda unica sono 94.000 aziende, tra la piccola e la grande azienda, quindi è un numero importante, oltre 90.000 di domande uniche, quindi significa che ci sono 90.000 aziende agricole. Poi ci stanno le aziende che fanno il piano di sviluppo rurale, quindi è una realtà che se è il primo settore, quindi è il primo del PIL, quindi significa che c'è molta gente che ci lavora. Certo, quindi è possibile, dice lei, perché certo. Spesso nella nostra redazione, in televisione, arrivano delle segnalazioni, soprattutto di piccole aziende, di chi decide di mettersi in gioco e comincia un percorso, che di solito è un percorso invece tortuoso. Di certo lei, quando pensa alle grandi aziende, pensa a chi ha già esperienza, a chi ha maturato esperienza nel tempo, per cui ha già
una solida posizione e sa come muoversi. Chi comincia di solito non ha l'esperienza che serve, quindi come fare, come la Regione sta al fianco di chi comincia, dei giovani, penso a loro in particolare, visto che tanti, c'è proprio un pacchetto giovani, certo, che, a cui voi avete destinato molte risorse, molti bandi, e pare tra l'altro che vi sia stata accordata fiducia, perché in una classifica nazionale la Calabria risulta essere quarta, quindi significa che tantissimi giovani hanno detto sì, accettiamo questa sfida. Fare l'agricoltore, io dico che è un lavoro molto difficile, perché dipende da tante variabili, anche dal tempo, quindi molte volte ci sono sbalzi termici, ci sono le gelate d'inverno, c'è il caldo, le piogge, quindi è un lavoro duro che bisogna starci, quindi non è semplice, paradossalmente fare l'agricoltore è semplice, no, è duro. Poi i margini, giustamente, di tutte le piccole aziende, i margini sono risicati, quindi si deve sempre cercare di più molti giovani che si sono avvicinati hanno diversificato, stanno diversificando l'agricoltura. Perché questo è un altro dei segreti, no? Diversificare, cosa vuol dire nello specifico diversificare? La multifunzionalità dell'agricoltura, per esempio mettere insieme all'agricoltura, fare anche l'agriturismo, quindi fare la filiera, quindi fare anche la ristorazione, quindi fare i loro prodotti, commercializzarli direttamente, la trasformazione, la vendita, molti giovani la vendono anche via internet, i giovani. C'è quindi tutta... nel business plan presentare c'è da considerare questo, certo, nuovo, no, anche approccio all'agricoltura. Noi abbiamo, sui giovani ci abbiamo puntato tantissimo. Da quando siamo entrati in questa amministrazione, fine 2014, la prima operazione che abbiamo fatto, c'era una graduatoria di giovani che era lì, c'erano 403 giovani che erano in graduatoria non finanziati. Lì si rischiava di mandare i fondi indietro, e quindi abbiamo fatto scorrimento di graduatorie e abbiamo insediato in settembre 2015 403 giovani. E quindi le prime risposte, tutto l'indotto, ma insieme a questo abbiamo fatto scorrimento anche con altre posizioni che c'erano, quindi in totale abbiamo finanziato oltre 1200 aziende. Poi è partita la nuova programmazione, che io dico, in un paese civile, quando si parla, è un'Europa civile, quando si parla di programmazione 2014-2020, si presume che già nel 2015 massimo si dovrebbe partire. E noi, quando siamo subentrati nel 2014, era stato presentato a Bruxelles, però Bruxelles fece tutta una serie di osservazioni, oltre 584 osservazioni, quindi abbiamo dovuto ridiscutere tutto, correggere le osservazioni. Morale della favola, tutto ci è voluto il 2015 per poter essere approvato il nuovo piano di sviluppo rurale, ma non soltanto della Calabria, perché io dico, sfido a guardare i dati, la Calabria è stata una delle prime regioni ad essere approvato il piano di sviluppo rurale, pure in Italia, ma anche nel contesto europeo, perché non hanno approvato i primi piani di sviluppo dopo l'approvazione del bilancio comunitario di maggio 2015. Noi l'abbiamo avuto approvato il 20 di novembre 2015. Poi abbiamo dovuto fare i vari criteri di selezione, il primo comitato di sorveglianza per avviare tutto l'iter. Noi siamo stati operativi 2016, del febbraio 2016 a poter avere le condizioni. Quindi ci sono voluti anni per di costruire passaggi burocratici per entrare nel merito, quindi poter pubblicare i bandi. Oggi parliamo nell'era dell'informatica, della comunicazione veloce, magari quello che oggi noi stiamo parlando già domani è vecchio, quindi dobbiamo essere veloci e vedere tutti questi lacci e lacciuole di una burocrazia che parte dalla Calabria, dall'Italia, all'Europa in questi ritardi, non sono più accettabili in questi tempi moderni. Quindi siamo partiti con i bandi, uno dei primi bandi che abbiamo fatto i giovani. Abbiamo fatto i bandi dei giovani, l'abbiamo pubblicata la prima graduatoria sui giovani, che sono oltre 560, il 7 di dicembre di questo anno, per 60 milioni di euro.
Quindi paradossalmente molti giovani abbiamo pubblicato oggi, in queste ore, in questi giorni, stiamo avendo sempre problemi su quel sistema informatico, perché le domande... Quindi questi ragazzi sono bloccati e sono in attesa di una risposta in questo momento. No, i decreti ce li hanno, quindi devono iniziare il lavoro. Quindi avere il decreto significa, mi scusi se la interrompo, ma è per capire bene... che sostanzialmente non si hanno le risorse per partire. Allora, noi abbiamo dato il decreto. Cosa è successo? Io porto degli esempi per capire anche chi ci ascolta. Allora, in una domanda che era previsto 100.000 euro, si è fatto il controllo e quelle ce ne sono state accordate, non 100.000 euro, ma ce ne sono state accordate 98. Cambia il quadro economico. Quindi bisogna andare nel sistema informatico e mettere che... E quell'azienda X non ha più 100.000 euro, ha 98.000, se no poi ha problemi nella rendicontazione, poi non si trovano i numeri. E su questo il sistema informatico nazionale ha creato e sta creando dei problemi nel cambio. Abbiamo risolto questo benedetto problema dei quadri economici, quindi stiamo caricando i quadri economici nuovi. Il giovane, per poter iniziare, abbiamo detto prima, ha difficoltà, non ha i soldi, allora perché il giovane gli diamo il primo insediamento? Allora cosa fa? Può fare un'anticipazione, perché noi diamo un premio di 50.000 euro e le diamo in due soluzioni. Quindi deve fare l'anticipazione del premio e deve fare, se ha un investimento di 100.000 euro, può fare un'anticipazione del suo investimento del 50%, quindi avere già 50.000 euro così, avendo l'anticipazione... quasi la metà del primo insediamento e dell'investimento, può iniziare, può quindi aprire... il cofinanziamento, sempre è previsto un cofinanziamento. Il cofinanziamento è sempre finito. E questo, sì, però insomma, per chi non ha nulla, non però quest'anno sui giovani noi abbiamo alzato la percentuale di finanziamento. Noi e alcuni giovani... possono arrivare, secondo zone svantaggiate e montane, possono toccare quasi il 70% a fondo perduto. Quindi una pratica, se facciamo un esempio, una pratica di 200.000 euro, quasi al 70%, più 50.000 euro di primo insediamento, abbiamo cercato di mettere nelle condizioni un giovane calabrese di poter sviluppare la sua idea imprenditoriale. Dobbiamo dire che sono dei suggerimenti, anzi delle sottolineature, delle precisazioni importanti, perché molti ragazzi hanno l'idea ma poi si fermano dinanzi ad uno scoglio reale, ad una difficoltà reale, che sono proprio i soldi, nel senso che anche 50.000 euro per alcune famiglie costituisce un problema, no? Ma noi abbiamo visto le difficoltà, abbiamo cercato di seguire le difficoltà. Poi in questi giorni stiamo caricando le domande, quindi stiamo mettendo nelle condizioni questi giovani di poter espletare insomma il loro progetto. Ma noi sui giovani ci abbiamo investito, siamo andati oltre, abbiamo fatto anche un bando per le start-up dei giovani. Abbiamo messo uno che ha un'idea innovativa, abbiamo detto anche extra agricola, di supporto all'agricoltura, abbiamo fatto un altro bando e ci sono dei giovani che erano altri 50.000 euro secchi che hanno presentato delle start-up innovative sull'agricoltura, per dire c'è questa voglia di investire in agricoltura. Sui giovani un altro tema che è stato particolarmente a cuore, e noi nei mesi scorsi abbiamo visto sui canali nazionali che dicevano prenotatevi alla Banca della Terra, quindi si è fatta molta pubblicità, si è fatta sulla Banca della Terra, quindi ho già un tot di ettari, se non ricordo male erano 8.000 ettari di terra a disposizione dei giovani. Voi giovani prenotatevi per fare l'asta e acquistare i terreni, che ha fatto il Ministero, un'ottima iniziativa lodevole. Noi in Calabria siamo andati un po' oltre. Ci siamo posti il problema che mi diceva prima lei, ma se un giovane non ha i soldi, non si può andare a comprare, ha mille difficoltà, non può andare a comprare il terreno. Quindi che dobbiamo fare noi regioni? Dobbiamo mettere nella condizione che un giovane che vuole un proprio sogno in agricoltura lo può cogliere. E abbiamo fatto una legge, sono stato relatore della legge Terra ai Giovani, dove abbiamo detto che i terreni in possesso degli enti locali, degli enti strumentali e della regione e dei comuni possono essere dati in comodato d'uso.
o in fitto ai giovani, o a cooperative di giovani, o cooperative di giovani sociali. I riscontri, ha dei primi dati su questo? Ma i riscontri c'è un molto entusiasmo sui giovani, su questa cosa, specialmente sui movimenti giovanili delle organizzazioni, dove su questa legge loro l'hanno spinta, noi l'abbiamo fatta, ma giustamente ascoltando il territorio abbiamo spinto. E poi mi è sembrata una cosa molto corretta, perché se noi mettevamo i terreni in Calabria in vendita, ma che succedeva? Che chi aveva i soldi riusciva a accaparrarsi, certo, i terreni. Chi magari era molto bravo, sottolineo, e aveva un'idea vincente, però non aveva le potenzialità economiche, questo non avrebbe mai potuto iniziare a fare un'attività agricola. E con questa legge abbiamo anche detto a loro, le abbiamo messe nelle condizioni di lavorare. Anche qui delle informazioni molto pratiche per chi sta ascoltando. Per avere informazioni precise, i ragazzi che vorrebbero avvicinarsi alla terra, usufruire delle opportunità della legge, o ancora ci sono dei bandi aperti, e a chi chiedere delle informazioni? Guarda, c'è il sito del PSR, certo, che abbiamo visto, che abbiamo già visto, là ci sono le informazioni. Abbiamo visto anche, ci sono molte delle proroghe. Ci sono le proroghe, perché poi giustamente le proroghe, c'è questo sistema informatico che crea problemi, quindi nel caricamento dei dati. Oggi in queste ore si sta chiudendo, non in queste ore, in questi giorni si sta chiudendo anche le domande del primo pilastro, quelle delle domande uniche, in Calabria sono 90.000 circa, e lì scadevano il 15 di maggio. Noi come Calabria, con altre regioni, abbiamo avanzato all'Europa, con altre regioni, di poter avere una proroga di 15 giorni, di un mese. Ma ci sono anche degli sportelli fisici, sì, in ci cui sono i ragazzi sì, possono... Sì, ma ci sono le organizzazioni professionali con i loro CA, dove i giovani possono rivolgersi e danno le informazioni. Quindi le dicevo, abbiamo dovuto chiedere come Italia uno slittamento di un mese per il caricamento delle 90.000 domande uniche. E ci stanno i centri di assistenza agricola che in queste ore stanno caricando in questi giorni le domande e stanno avendo molte difficoltà nel sistema a caricare, perché il sistema è molto lento e va a singhiozzi, ci sono momenti che si interrompe. Tutto questo rischia di vanificare tutto quel lavoro positivo che si è fatto, perché se eravamo più veloci nei pagamenti, la gente arrivava più velocemente nelle cose, quindi non ci sarebbero, in questa relazione non sarebbero arrivate molte lamentere, perché stiamo ritardando alcuni pagamenti. Certo, e quindi questo sistema informatico nazionale rallenta il vostro lavoro, certo, ma blocca anche i desideri e il possibile lavoro di tanti ragazzi che si vogliono e si sono messi in gioco. Altra domanda sull'impegno di spesa. Perché la Regione Calabria ha un impegno di spesa importante rispetto poi alle risorse che eroga? Chiariamolo. Noi, il nostro piano di sviluppo rurale è oltre un miliardo di euro, milioni di euro, scusate, perché queste sono cifre da capogiro. Sì, sono cifre che è difficile anche leggerle a volte, no? Allora, questo nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020, a differenza di quello precedente, che si doveva arrivare all'ultimo per vedere se si era speso tutto o non, mettono quando sei a metà una performance. Allora, io la blocco perché dovremmo avere una telefonata, poi certo, sull'impegno di spesa certo, ci soffermiamo perché certo, è importante far capire. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera a lei. Da dove ci chiama? Io chiamo da Villa Piana. Mi sì, sente? Sì. Sì, la sentiamo. Ci dica. Perché io la sento poco tramite telefono, vabbè. Comunque, io volevo chiedere al dottor Dacri, dato che so che è una persona abbastanza squisita, cioè, nel senso che ci si può fare affidamento da tanti punti di vista, volevo chiedere come mai questo sviluppo sull'agricoltura, eccetera, eccetera, come mai Villa Piana, che forse è l'unico paese dell'Alto Ionio che non ha un impianto di irrigazione, e nessuno riesce a dare una spiegazione. Cioè, praticamente, da quello che mi riferiscono,
c'è Rocca Imperiale, forse dovrebbe avere un impianto di irrigazione che addirittura con la scheda, non so se sia vero o meno, e anche sul Reggio, certo. Villa Piana certo. Non ha un impianto di irrigazione, quindi l'agricoltura certo. È l'unico paese che ci sia un progetto e nessuno sa dove si trova, se si trova alla regione Calabria, se si trova a Roma, c'è nessuno. E in vent'anni, da vent'anni a questa parte, nessuno se ne è occupato, anche facendo campagna elettorale su questa situazione. Certo. Mi sembra che siamo arretrati di 30-40 anni, quindi non vedo come possa avvenire uno sviluppo, in particolare specialmente nell'Alto Ionio. Io la ringrazio e spero che mi possa dare una risposta se esiste questo progetto, dove si trova e quello che si può fare. Grazie, grazie molte per averci telefonato. Un problema importante e pratico. Rispondiamo così poi sì. Subito andiamo in pubblicità. Certo. Io la ringrazio della domanda che ha fatto, perché l'acqua è un bene primario per l'agricoltura. Se non c'è l'acqua non si può fare agricoltura. Forse negli ultimi 30 anni l'Italia e tutto il sistema Italia non è investito in questo settore. Io le porto un esempio. L'anno scorso di questi tempi io mi trovavo a lottare in dipartimento con il Ministero perché aveva deciso di chiuderci la diga di Tarsia. La diga di Tarsia, alla mia stessa età, è stata fatta nel 66 come invaso provvisorio, sperimentale, ed è rimasto lì, invaso sperimentale. Più volte è stato detto che c'erano dei lavori per poterla collaudare. Morale alla favola, ci avevano tolto l'acqua dalla sera alla mattina, avevano abbassato i livelli e rischiavamo di mettere in crisi tutta la pianura di Sibari, quindi senza acqua. Io dissi quella volta al Ministero, ma qui c'erano insieme pure i consorsi di bonifica che abbiamo fatto questo punto della situazione. Ho detto, ma qui, se noi chiudiamo l'acqua, non è una cultura di una stagione, lì ci stanno agrumeti, peschetti, qui metteremo in ginocchio una serie di agricolture. Allora facciamo una cosa, vediamo i lavori che vanno fatti. Un collaudo che ancora in 50 anni non era stato fatto. Noi come regione ci siamo impegnati, che abbiamo finanziato 350.000 euro di lavoro sulle paratorie, mettere in sicurezza un altro investimento del Ministero di 1 milione di euro, e allora abbiamo convinto, ci siamo presi l'impegno, stanno facendo i lavori per poter fare il collaudo definitivo. Un collaudo però per definitivo. L'impianto di irrigazione arrivo, a Villa Piana arrivo tutto. Noi cosa abbiamo fatto? Allora da lì abbiamo fatto una situazione, abbiamo visto quali sono le nostre piani irrigue, quali sono le nostre incompiute sul settore irriguo. Quindi noi sul PSR abbiamo fatto un bando dove abbiamo messo che finanziavamo alcuni progetti. Nel frattempo sta partendo, tutti i progetti sono partiti del sistema irriguo nazionale, dove ci hanno messo un sacco di soldi per poter fare quei quindi progetti. Quindi il progetto c'è. Quindi bisogna vedere se è un progetto, quello presentato lì alla regione, questo di Villa Piana, o quelli che vanno sul ministero. Quindi i progetti, noi si è tornato a investire su questo. Su altro vado oltre, perché quando mi parlano di acqua... Allora, perché io devo andare in pubblicità. Continuiamo dopo. Lei però, con il nostro telespettatore, assume un impegno, certo. Cioè quello verificare. Di verificare la situazione certo. Dell'impianto certo. Di irrigazione certo. Di Villa Piana certo. E magari dare delle risposte, certo. Perché giustamente è una piana, certo. È un territorio importante. Allora, ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di agricoltura. La nostra domanda è: lo sviluppo è possibile? Insieme a Mauro Dacri, consigliere regionale e delegato per l'agricoltura, abbiamo esplorato nella prima parte il pacchetto giovani, perché dalla terra possono venire tante opportunità di lavoro. I ragazzi lo hanno capito, ci sono tantissime domande in itinere, poi abbiamo dato questa
questa buona notizia del finanziamento per il pacchetto biologico, erogati proprio oggi 17 milioni di euro. Le domande erano ben 4.000, sono state. Abbiamo parlato chiaramente degli altri bandi e poi ci siamo soffermati anche su quello che è il vulnus, il tallone d'Achille, che è il sistema informatico nazionale, su cui purtroppo molte volte le domande si bloccano e della causa di tanti ritardi. Vi ricordo che i nostri telefoni sono aperti e qualora vogliate potete porre direttamente delle domande all'onorevole Dacri, così come è stato fatto da Villapiana su un impianto di irrigazione. C'è un progetto, si aspettano delle risposte e questa domanda ci ha dato l'opportunità anche per capire a che punto si era con l'acqua e quindi con l'irrigazione, che è fondamentale per l'agricoltura. Seconda parte, dicevamo, la vogliamo dedicare. Intanto avevamo iniziato un discorso sugli impegni di spesa previsti dal PSR, impegni di spesa già assunti dalla Regione, ci sono dei ritardi invece sui pagamenti e ragionavamo con cifre, insomma, 9 zeri, difficili anche da dire. Che punto si è? Sì, giusto per chiudere la domanda della telefonata, perché lui ha chiesto proprio lo specifico. Io ho detto che molto probabilmente saranno dei progetti presentati o sul PSR o su scala nazionale, ma questo si può verificare e dare un'informazione che è giusto che sia in quella zona, perché quella è una zona importante dell'agricoltura. Lì inizia l'Alto Ionio Cosentino e lì, se non si fa agricoltura in quelle zone, tra agricoltura, mare, ci sono grandi potenzialità. Verificheremo, perché io tutti i dati poi... Certo, lei ha preso un impegno. Ho preso un impegno senza problemi, quindi si verifica, se no sembra che è monga. Un impegno assunto proprio poi, prima della pubblicità. Io ho contestualizzato un po' quello che stiamo facendo, per esempio sul Re di Sole e Volturina, che sono delle dighe che erano ferme a 30 anni, siamo riusciti a trovare i soldi. A una stiamo già facendo il collaudo, quindi c'è già la commissione che più volte, quindi, per dare l'autorizzazione a invasare in modo sperimentale. L'altra stanno completando i lavori. Per dire che in questo settore è importante, bisogna risvegliare, pure per quello che abbiamo avuto l'estate scorsa, la carenza d'acqua, dobbiamo abituarci che il clima sarà sempre così, ormai di alternanza, quindi alla crisi idrica, e quindi ci dobbiamo attrezzare. Quindi abbiamo cercato un po' anche quelle dighe, quelle opere che erano incomplete, di cercarle, di completarle. Chiudo giusto la parentesi. No, il quadro, che è importante sempre precisare quando si tratta di servizi così importanti per il comparto dell'agricoltura. Torniamo agli impegni di spesa del PSR. Gli impegni di spesa sono, come ha visto, io stavo spiegando prima, che tra la differenza tra la scorsa programmazione e questa nuova programmazione, al 50% diciamo del tempo della nuova programmazione bisogna fare una prima un primo controllo intermedio, quindi un primo controllo intermedio, e su questo bisogna raggiungere alcuni obiettivi. Se non ci raggiungono alcune performance, loro la chiamano, se non si raggiunge la performance si mandano i soldi indietro. Allora, per la Regione Calabria la performance al 31 dicembre 2018 deve essere di una spesa di circa 185 milioni di euro. Questa performance noi, grazie a Dio, l'abbiamo raggiunta il 31 ottobre 2017, l'abbiamo raggiunta 14 mesi prima, quindi abbiamo messo la Calabria, sottolineo la Calabria, per la prima volta assicuro che non deve restituire fondi indietro, quindi una performance che noi abbiamo già raggiunto. Poi cosa sta ballando in pendola? Se noi spendiamo un tot di soldi per tot misure, entro il 31 dicembre 2018 potremmo avere una premialità di 70 milioni di euro. Noi siamo nelle condizioni, da qui a fine anno, se non succede il cataclisma, ma ci stanno tutti i presupposti, che possiamo raggiungere questa performance. Quindi possiamo portare per la prima volta in Calabria, non mandare i soldi indietro, ma portare 70 milioni di euro.
Questi 70 milioni di euro ci pure servono per vedere quali sono le misure che tirano di più e noi possiamo dare. Se c'è la misura dei giovani che tira di più, ci sono state 2100 domande, ne abbiamo finanziato solo... Quindi i soldi non tornano indietro, il problema è darli poi alle aziende. Dare alle aziende. Quindi, perché è lì che si quindi diamo dove... Quindi questo è tutto il nostro lavoro. Se vedi l'N+1, noi dovevamo spendere per esempio nel 2018 113 milioni di euro. Se andiamo a vedere i dati, abbiamo raggiunto già il 100%, quindi già raggiunto. Nel 2019 dobbiamo spendere 134 milioni di euro, già ne abbiamo speso 31, quindi siamo già a 102. Quindi come le performance noi stiamo, come Calabria, stiamo cercando di centrarle. Ma perché se questo è vero, che vogliamo investire in questo settore dell'agricoltura, io capisco, e ne sono, è la mia amarezza, lo dico sempre davanti alle telecamere, perché tante cose si stanno facendo, ma questi ritardi che abbiamo detto all'inizio, nei pagamenti, nel sistema informatico, questa, la burocrazia che ci vuole, nei ritardi, nell'elaborazione dei bandi, questo sta portando... Come fare anche, come fa un'azienda a tracciare il suo progetto, la sua domanda? C'è un sistema per capire a che punto è, qual è il ritardo, allora, dove si è bloccata? Perché è anche un'idea di in qualche modo non solo essere partecipe, ma capire che non si è fermi, che è stata presa in considerazione, che sta... per essere valutata, allora, no? Una prima cosa che noi abbiamo fatto, abbiamo detto questa volta nei bandi, l'informatizzazione. Ognuno sulla piattaforma telematica ha trasmesso i documenti. Ha il riscontro se sono arrivati, perché è una piattaforma informatica, quindi è stato un primo passo a dire guardate che è cambiato le cose, tutto in via telematica. Ognuno può dire guarda la mia domanda... è stata respinta per questo, accesso agli atti e si può avere la controprova. Su questa cosa che lei ha detto, c'è un sistema che fa vedere, su questa cosa si sta lavorando su un sistema, non è uno scaricabarile, stiamo lavorando sul sistema, lì, e lì avere le autorizzazioni per gli accessi, tutto sull'informatizzazione, fare il programma, perché... Penso che prima di finire la legislatura stiamo provando a portare questo sistema, che uno quando presenta la domanda sa, lo sa, avere un monitoraggio giorno per giorno, minuto per minuto, quando sono le domande presentate, quando sono le domande istruite, quando sono quelle finanziate, quali sono quelle bloccate, per quale motivo è bloccato. Si sta lavorando su questo. Io dico una cosa, noi molte volte abbiamo fatto... con questo sistema informatica, se vediamo i risultati di Rete Rurale, siamo la quarta regione nei pagamenti, perché stiamo stando insieme alle altre tre regioni, quelle di apripista nei bandi, ci sono i bandi dei giovani, la prima anticipazione, le prime regioni sono quelle tre che l'abbiamo fatto. Dopo che il sistema è stato collaudato con noi, magari con le altre regioni è molto più facile farlo, sui GAL, il gruppo d'azione locale che stanno partendo in questi giorni, abbiamo avuto un sacco di problemi nel caricamento delle domande e mettere nelle condizioni, ci sono state la misura 19, molte hanno, sono spagate, altri si devono pagare, perché c'era il sistema che non riusciva a profilare i bandi, il pagamento. Oggi grazie, il sistema si è risolto, però siamo stati di apripista anche altre regioni italiane che iniziano sui gruppi di interesse. Insomma, non sempre l'informatica riesce a snellire i processi, a volte li complica, come nel caso dell'agricoltura. Il mio cruccio è questo, io sono un agricoltore, perché io faccio l'agricoltore, sono prestato alla politica e dico, scusate, io faccio l'agricoltore, ma a me mi è sempre stato spiegato che l'informatica dovrebbe semplificare le cose, qua mi sembra che l'informatica noi ci stiamo incartando, anzi stiamo raddoppiando i tempi, facciamo il cartaceo e facciamo l'informatica. Io mi sarei aspettato in un sistema civile che come avrei finito di inserire le domande, in 15 giorni, una settimana, il sistema avrebbe fatto in automatico la graduatoria, non farla, aprire, vedere i documenti, controllare manualmente, cioè, insomma, è l'assurdo. È molto complesso e capiamo perché poi... anche gli aspiranti agricoltori, certo. No? La nostra preoccupazione sono soprattutto certo. I giovani e la paura, il timore è che ci si possa stancare certo. Di aspettare e insomma si decida, certo. Come tanti hanno fatto, di fare le valigie e andare altrove. Altro argomento, la crescita nei mercati internazionali per l'export è cresciuta, più 8%.
8%, questi sono i dati che ha espresso proprio il presidente Oliverio. Allora, sui mercati internazionali, come la regione aiuta le aziende? E ancora, ci sono dei brand nostri, io penso ad esempio all'olio di qualità, le diverse, no? Anche tipologie, oli unici nel mondo, e penso ancora al vino, ai nostri vigneti, che riescono a conquistare mercati inimmaginabili. La regione al fianco di queste aziende c'è, e come fa sentire la presenza? Guarda, su questo noi ci stiamo lavorando. Se il mercato è cresciuto, anche perché questo non è un settore che ci stiamo puntando, sull'agroalimentare, noi abbiamo fatto pure una misura sulla trasformazione e sulla commercializzazione, che è la misura 4.2, dove abbiamo dato la possibilità di fare di farsi l'agroindustria, quindi tutta l'agroindustria poteva presentare domanda per la trasformazione, un bando che abbiamo già chiuso. Sono arrivate oltre 220 domande, ne abbiamo finanziato una 80, e dare la possibilità a queste aziende di innovarsi per poter conquistare i mercati. Ma abbiamo lavorato sulla misura sulla cooperazione, c'è un'altra misura in itinere. Cosa significa? Lo spieghiamo anche cosa significa oggi innovazione in agricoltura, perché sono cambiati gli strumenti. Certo, sull'innovazione in agricoltura. Oggi l'innovazione è importante, come si studia il prodotto, come si presenta il prodotto, come si conserva il prodotto, perché no, sono prodotti alimentari, quindi devono arrivare in tutto il mondo, quindi ci sono dei processi, quindi per poterlo tenere salubri i prodotti, e quindi è l'innovazione, quindi ci sono nuovi macchinari, nuova ricerca, nuovi prodotti, e su questo noi ci abbiamo puntato per far rinnovare il parco anche all'azienda. Abbiamo messo 25 milioni di euro sulla cooperazione. Lei prima mi parlava del settore dell'agricoltura, che paradossalmente è il primo settore in Calabria. Il 35% del territorio calabrese è fatta da questa pianta. Qui stiamo facendo un lavoro insieme alle OP. Anche se il mercato, poi ci si deve difendere dagli oli che arrivano dall'estero, no? Si devono difendere dagli oli che vengono dall'estero. Stiamo facendo un lavoro con sono oltre 20 le associazioni produttori, le associazioni olivicole, dove abbiamo aperto in regione da mesi un tavolo permanente, ogni mese ci riuniamo sulle varie problematiche, abbiamo iniziato ad affrontare le problematiche sul vario riconoscimento, piani operativi, si è rischiato per la Calabria di perdere 14 milioni di euro, siamo riusciti a portarli avanti, pure perché l'anno scorso è stato un anno particolare, abbiamo avuto le calamità, sulla calamità riconosciuta, su questo loro non potevano raggiungere alcuni parametri, forse qui entro più sul tecnico, quindi certo. Per capire, per essere riconosciuto non più devi commercializzare 750 mila euro, devi commercializzare il 25% dei soci dell'olio, cioè, cose che noi siamo riusciti a fare, e su questo a dire guarda, ci sono state problematiche di calamità, in queste organizzazioni di produttori stiamo ragionando per fare aggregare, fare massa critica del prodotto, quindi arrivare alla commercializzazione insieme, perché paradossalmente questo settore è il settore che ha una grande produzione, però imbottigliamo poco, imbottigliamo meno del 10% dell'olio, l'altro viene venduto sfuso, stiamo cercando insieme a loro di mettere nelle condizioni di poter fare l'imbottigliamento, e per poter combattere, secondo me, anche l'olio che viene da fuori può essere spacciato, però l'unica arma vincente è la certificazione, la tracciabilità del prodotto. Abbiamo avuto in questo settore l'importante riconoscimento, quello dell'IGP dell'olio, c'è un consorzio che sta lavorando, cioè lavorare insieme a loro, e noi abbiamo messo una misura proprio per aggregare, abbiamo messo la misura 16 per l'innovazione, per la cooperazione, per cercare di mettere insieme, perché poi la nostra realtà è fatta anche da tante piccole aziende, e abbiamo cercato di creare le condizioni che queste aziende si mettevano insieme per poter aggregare il mercato insieme. Quindi c'è anche questa nuova mentalità nel cercare insieme nuovi mercati, no? Piuttosto certo. Che andare in modo individuale. Si è vinto l'individualismo che ci caratterizza come calabresi? Sì, guarda, si è vinto, c'è veramente un risveglio di stare insieme. Io per esempio ieri pomeriggio sono stato invitato nella zona di Roccella Ionica, lì ci sono dei produttori viticoltori che sono piccoli, lì
È una riunione loro che vogliono formare un consorzio, mettersi insieme, quindi c'è questa volontà di poter stare insieme, mettersi insieme. E su questo, per favorire l'aggregazione, noi anche in un PSR, il piano di sviluppo rurale, dopo l'approvazione abbiamo fatto una modifica, perché il piano di sviluppo rurale viene approvato, però se ci stanno qualcosa che va corretta, si possono fare delle variazioni ogni anno. Noi abbiamo fatto due variazioni l'anno scorso, una quella delle api, che abbiamo messo in condizione anche le api di poter entrare e essere finanziate dal PSR, e siamo l'unica regione d'Italia, in Europa siamo due regioni che l'abbiamo fatta, una regione della Spagna e la Calabria, e tutte le altre regioni oggi stanno chiedendo come abbiamo fatto, perché siamo stati, perché di tanti giovani che vogliono entrare, quando dicevamo all'inizio l'agricoltura alternativa, anche questa è la produzione del miele, Certo, dove molti giovani. l'avicoltura, quindi questa è È un'altra informazione un'altra importante. informazione, quindi abbiamo messo delle condizioni, questi giovani, queste aziende anche di essere. E poi abbiamo avuto un'altra misura, abbiamo detto, finanziamo l'aggregazione di mettersi insieme i piccoli, quindi le OP che nascono, di accompagnarli nei primi anni perché hanno le spese di gestione per mettersi insieme e poter far sistema nel mondo. Perché poi noi in Quindi la Calabria, forza dei consorzi di consorsi, è quello il stare messaggio che deve insieme, arrivare. questa mentalità sta cambiando in Calabria, di mettersi insieme, consorsi, ci stanno tanti consorsi, no? Io penso a quello della cipolla, a quello della patata, a quello delle No, perché poi la clementine, Calabria è è ricca di ricca. prodotti tipici che parlano calabrese nel Abbiamo mondo, no? oltre 300 prodotti tipici, tra DOP, poi, cioè, quindi abbiamo veramente un qualcosa. E su questo, su tanti prodotti tipici e tanti prodotti di nicchia, per salvaguardarli, un altro risultato importante è stata la legge sulla biodiversità che abbiamo approvato qualche giorno fa in Consiglio regionale, perché si è parlato dal Trattato di Rio di Janeiro del 92, dove si diceva che si doveva conservare sia la biodiversità animale che vegetale, perché è patrimonio della società dove viviamo. La Commissione europea più volte trattati sulla biodiversità, uno dei pilastri pure del PSR è quello della tutela della biodiversità. E noi siamo arrivati a una legge sulla biodiversità, una legge che poi è un lavoro che in un certo senso abbiamo regolarizzato, che facevamo, no? Con i centri sperimentali dell'ARSAC, che ringrazio anche per il contributo, l'ARSAC e tutte le organizzazioni professionali che ci hanno dato. Il contributo fondamentale, dove già conservavano, io penso a Molarotta che c'è la Podolica, penso a Suino Nero in Sila, penso alla capra nicastrese, penso al fagiolo di Mormano, penso in tanti centri che abbiamo e conserviamo tante produzioni sia animali che vegetali. Quindi noi abbiamo cercato di mettere rete e fare una legge per salvaguardarli. In questa legge abbiamo anche messo l'agricoltore e l'allevatore custode. Quindi un agricoltore può essere custode di questa biodiversità, quindi fare un campo sperimentale, essere seguito per conservare questa biodiversità animale e vegetale. Certo, l'allevamento adesso ci arriviamo anche come comparto. Le volevo chiedere per chiudere l'approfondimento sui brand, quanto gli eventi sono importanti per consolidare i brand? Penso al Vinitaly, ad esempio. Grazie di questa domanda. Noi quando abbiamo iniziato questa avventura 3 anni e mezzo fa al Vinitaly, noi abbiamo fatto un incontro col mondo del vino, abbiamo detto cosa serve. Noi vogliamo, perché prima molti stand alla Calabria, molte aziende erano sparse in diversi stand, noi abbiamo detto noi vogliamo dalla Regione Calabria la garanzia che noi nei prossimi 5 anni ha un luogo dove tutti possiamo stare. La sicurezza che di anno in anno c'è. E noi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo lavorato insieme Quindi le scadenze sono a importanti, essere importare, presenti sulla presente. scena Noi abbiamo nazionale. garantito nei 5 anni uno stand dove, al dire delle persone che ci sono state, ringrazio anche voi la stampa che siete state, avete fatto anche un ottimo lavoro, avete potuto vedere come è cresciuto oggi il Vinitaly e come è cresciuta le aziende calabresi e come è cresciuto il nostro marchio. Oggi abbiamo portato oltre 60 aziende calabresi sotto uno stand, il nostro marchio, e quindi abbiamo lanciato questa cosa di fare un brand, quindi Rosso Calabria, quindi il vino, che poi io penso che il vino può essere, è uno di quei prodotti che può essere ambasciatore proprio della Calabria nel mondo, quindi si è fatto sistema, si sta insieme, ma anche in questo settore con mille difficoltà, però si è cercato. Poi siamo andati oltre,
c'è un'altra misura del PSR, la misura 3 che stiamo discutendo con i consorsi, con loro, per dire quale sono, quale fiere importante volete partecipare. Noi diteci quale, facciamo proprio un bando per cercare di farle partecipare, quindi concordare insieme a loro quali sono gli appuntamenti importanti. Stiamo lavorando insieme ai consorsi per questo, come stiamo lavorando anche per il settore dell'olio, di fare una prima fiera in Calabria, perché noi ci siamo posti il problema, magari andiamo alle fiere che si parla di olio d'oliva, noi siamo la seconda regione produttrice e non portiamo da noi le cose, quindi tutto questo che stiamo facendo lo stiamo realizzando insieme. Lo so, 3 anni e mezzo, io mi guardo dietro, io pensavo che in 3 anni e mezzo avremmo cambiato il mondo, però poi le difficoltà, però tante cose sono state avviate. Certo, tante cose sono state avviate e insomma speriamo che quei fondi che non sono tornati indietro, per fortuna che non torneranno indietro, resteranno in Calabria e arriveranno, perché devono arrivare, molti ancora devono arrivare e come dire, creeranno davvero sviluppo. Dicevamo, l'allevamento, di solito insomma solo gli addetti ai lavori pensano all'allevamento, per il resto è un po' un settore dimenticato perché non è visibile, eppure è fondamentale in questa filiera, è davvero figlio di un dio minore, nel senso è, come si sente, un settore un po' più trascurato o no? Guarda, io sono un allevatore, quindi vi fa una domanda da allevatore, ecco perché magari lo sento di più questo settore, lo sento perché lo vivo ogni giorno. Noi le aziende zootecniche, tra le piccole, micro e le grandi, in Calabria sono oltre 10.000 aziende. Noi abbiamo dei settori importanti come quello del latte, abbiamo la filiera del latte, abbiamo la filiera della carne, sia bovina che suina, cioè ci sono delle realtà, ci sono molte aziende che sono all'avanguardia nostre, pure zootecniche, penso alla centrale del latte e a quel mondo latte che vive molte difficoltà, ma penso anche molte nostre aziende suinicole, i nostri salami che sono in tutto il mondo. Cioè, è un settore che giustamente ha anche le sue cose. Quanto i calabresi scelgono calabrese di comprare ma prodotti io penso della filiera che calabrese? C'è un ritorno della filiera calabrese, perché oggi noi vediamo che nei grandi punti vendita, prima c'era il prodotto magari più anonimo, oggi se noi vediamo in tutto c'è l'angolo dei prodotti del territorio, quindi c'è questa riscoperta del territorio. Io 20 anni fa, quando ho iniziato in questo settore, lì c'era un po' il discorso del prodotto, il prodotto di massa, il prodotto anonimo. Io su questa cosa non ci ho mai creduto, pure perché io pensavo alla mia Calabria, dico ma le Calabrie noi non possiamo avere grossissimi allevamenti, i grossi allevamenti sono piccoli, quindi noi non potremmo concorrere. Io ricordo tanti anni fa, visitai in nord un allevamento di 23.000 capi, quindi una cosa mostruosa. Certo. All'ingrasso, quindi queste aziende, questi numeri non ci sono da noi. E io non ci pensavo, però pensavo sempre che il nostro prodotto, che sia il suino nero, la podolica, tutti questi nostri prodotti potrebbero fare la differenza. Noi su questo dobbiamo puntare, ecco la legge sulla biodiversità pure. E cioè io, si avverte che c'è una riscoperta di questi prodotti, quindi c'è un rilancio. Noi su questo settore abbiamo anche investito come misura sul benessere animale, il benessere animale che è un'altra misura che i nostri allevatori aspettano, perché noi abbiamo già pagato l'annualità del 2016, dobbiamo pagare in questi giorni pure l'annualità 2017, quindi noi su 1.000 aziende che hanno richiesto ne abbiamo già finanziato 411, le abbiamo finanziate, ci sono state fatte delle economie, quindi come finiamo dei controlli, noi faremo pure qui scorrimento della graduatoria, perché questo è proprio un settore della zootecnia, non l'abbiamo voluto lasciare solo, abbiamo voluto dare anche a loro un aiuto e metterle nelle condizioni di fare allevamento, pure perché molti sono allo stato brado. Quindi noi abbiamo avuto e stiamo avendo in questi giorni la problematica anche sul pascolamento per zooterzi, no? E noi abbiamo dimostrato all'Europa, alla Commissione Europea, perché paradossalmente sotto i nostri insila, sotto i nostri boschi, ho tutta la macchia mediterranea del Cirotano, lì dove le nostre animali, la nostra ci pascola, loro dicevano no.
che non si poteva. Noi abbiamo fatto già quando siamo subentrati nel 2015 una prima delibera dicendo guardate che noi la nostra razza autoctona si adatta a questo. Anzi, sono state fatte prove di alcune regioni di prendere le nostre razze autoctone e portarle lì per la pulizia del bosco. Quindi su questo ci abbiamo lavorato. Quindi ci abbiamo gli interventi, lavorato, lei dice, sono stati ci abbiamo fatti, lavorato, chiaramente. Ci abbiamo lavorato in questi giorni, finalmente qualche mese fa si è risolto questo discorso delle PLT. Quindi dei pascoli si è risolto. Oggi siamo nella fase che abbiamo trasmesso gli elenchi a Roma e stanno caricando le particelle. Facciamo la croce quando. E allora speriamo bene, speriamo più presto che anche su questo. Insomma, la prossima volta saremo in grado di dare una buona notizia. Purtroppo il tempo a nostra disposizione finisce qui. Grazie a Mauro Dacri per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, a Luca Chitto in regia, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.